بسم الله الرحمن الرحيم. Il nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo La giurisprudenza della costruzione degli stati. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel nobile Corano: Aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, Egli è severo nel castigo. È testimonio che non c'è altro Dio che Allah senza associati. È testimonio che il nostro Signore e il nostro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione siano su di lui, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e su quelli che li seguirono con carità fino al giorno del giudizio universale, seguitando e merito. Non c'è dubbio che tutte le nazioni e tutti i popoli cercano di costruire uno Stato forte e stabile, con tutte le proprie energie e risorse, al fine di raggiungere i suoi obiettivi. La costruzione dello Stato è un processo che richiede delle esperienze, del know-how e della conoscenza e delle condizioni appropriate e delle sfide. C'è una grande differenza tra la giurisprudenza degli individui, delle comunità e quella della costruzione dello Stato e della propria volontà in un mondo che vede rapido cambiamento. Questo ultimo non riconosce che il linguaggio delle alleanze e dei raggruppamenti politici, economici e culturali. Un cambiamento regolato dalle leggi, dai decreti, dai patti internazionali che nessun saggio possa negare né respingere. Lo Stato significa protezione, sicurezza, fiducia, stabilità, sistema e istituzioni. Lo Stato è una costruzione culturale, politica, economica e legislativa. L'assenza dello Stato significa la nascita del caos. E tra i fattori più importanti della costruzione dello Stato ci sono il rafforzamento delle istituzioni statali e nazionali, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto della Costituzione, il rispetto della giustizia. Tutto questo impone alle persone di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato, di rispettare anche le regole del traffico e non li contraddiscono per camminare nella direzione opposta o per aumentare la velocità o altre cose che si considerano una violazione dei diritti della strada e dei diritti delle persone, che possono causare la perdita della sua anima o delle vite di altri, o lesioni o intimidazioni. Di questo Allah, l'Onnipotente, disse: Non gettatevi da soli nella perdizione. E fate il bene, Allah ama coloro che compiono il bene. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Non danneggiare voi stessi né danneggiare gli altri. Il mantenimento e il rispetto del sistema contribuisce alla costruzione di uno Stato forte e stabile. Ogni società deve avere delle regole e delle leggi che regolano il comportamento dei suoi membri. Preservare i diritti dell'uomo, obbligarlo a svolgere le sue funzioni. Senza rispettare il sistema e sostenere lo Stato di diritto, lo Stato non sarebbe stabile né giusto. Il rispetto e l'implementazione delle leggi è uno dei fattori più importanti nella costruzione dello Stato. La legge è una protezione per tutti i cittadini. Non è inconcepibile che la società rimanga stabile senza rispettare le leggi. Tutti devono assumersi la responsabilità dell'interesse pubblico che raccoglie i benefici dell'intera società. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Tutti voi siete guardiani e responsabili dei vostri sudditi. Il sovrano è un guardiano dei suoi sudditi, l'uomo è un guardiano della sua famiglia. La donna è un guardiano ed è responsabile della casa del marito e la sua progenie. E così tutti voi siete tutori e siete responsabili dei vostri sudditi. La società responsabile è una società coesa in cui tutti conoscono il loro ruolo e rispettano gli altri. Ciò che è necessario per rispettare l'ordine, rispettare le leggi e tenere conto dei diritti degli altri. È un modo che prevale la giustizia e l'intera società gode di sicurezza, protezione e stabilità.
e vediamo il nostro paese nel posto adatto tra le nazioni. La costruzione economica è uno dei pilastri più importanti della costruzione dello Stato, perché l'economia forte fa lo Stato eseguire gli impegni nazionali e internazionali, garantire una vita agiata ai suoi cittadini. E quando l'economia si indebolisce, la povertà, la malattia e il caos appariscono nella società, la vita diventa sconvolta, la morale diventa corrotta, i crimini abbondano, l'opportunità è ampia per i nemici che stanno aspettando per attaccare il paese, lavorando per rovesciarlo e metterlo nel caos infinito. Le nazioni che non producono i loro componenti di base dipendono dagli altri che non hanno voce né indipendenza della loro decisione. Una forte economia consente allo Stato di vivere con dignità e orgoglio tra gli altri Stati. Pertanto l'Islam dà una grande cura alla finanza perché è la spina dorsale della vita quotidiana. Costruire i paesi economicamente richiede padronanza del lavoro e aumento della produzione. Nessuna nazione, istituzione o famiglia può svilupparsi solo con il normale lavoro, ma il lavoro deve essere fatto al modo migliore e con professionalità, perché avrà un rendimento economico su tutti i cittadini. Allah l'Altissimo ci ordina a lavorare e fare degli sforzi, dicendo: quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molto ricordate Allah affinché possiate aver successo. Allah l'Onnipotente disse anche: egli è colui che vi ha fatto remissiva la terra, percorretela in lungo e in largo. Mangiate della sua provvidenza, verso di lui è la risurrezione. Da parte sua il profeta, pace e benedizione da Allah su di lui, disse: il miglior cibo è quello guadagnato dalle vostre mani. E il profeta, pace su di lui, di Allah, Davide, mangiava dai guadagni del suo lavoro personale. E il profeta, pace e benedizione da Allah su di lui, cioè Muhammad, disse anche: chi ritorna a casa stanco perché ha lavorato tanto durante la giornata, Allah gli perdona i peccati. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha invitato le persone a continuare a lavorare, ad esempio dicendo: se arriva il giorno del giudizio e uno di voi ha una piccola pianta in mano, se può piantarla prima di alzarsi, allora lascialo fare. Inoltre, disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, qualsiasi musulmano che coltiva una pianta feconda da cui mangiano persone, uccelli o persino animali, sarà per lui come un atto di beneficenza ricompensata. Lavoro e la produzione assicurano una vita umana dignitosa. Uno degli strumenti è anche quello di modellare la comprensione culturale, religiosa e scientifica delle persone, perché la mancanza di tale istruzione indebolisce lo Stato e la sua stabilità. In questo caso abbiamo quanto segue: la comprensione delle persone e del loro comportamento dovrebbe essere migliorato attraverso l'educazione morale e il trattamento dell'afasia, cioè richiede che tutte le istituzioni dello Stato lavorino insieme per farlo in modo appropriato. È anche necessario affrontare il meccanismo provocatorio e non lasciare che le bugie si diffondano. E il Sacro Corano, il nobile Corano, disse: o credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela affinché non portiate per disinformazione pregiudizio a qualunque, e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto. Quindi dobbiamo essere vigili, coscienti, prendere delle lezioni dalle esperienze degli altri. Ed è qua di questo Allah l'Onnipotente disse: o voi che credete, preparatevi e voi partite in missione a gruppi o in massa. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse anche: e il credente non si dovrebbe essere morso due volte dallo stesso buco.
Dobbiamo sapere che la costruzione e la protezione dello Stato è una responsabilità che assumiamo a nostro carico, ciascuno nel proprio posto e settore. Sottolineiamo che la costruzione non si realizza senza tagliare le mani degli distruttori. Ed è questo disse il poeta: quando finire di costruire un edificio, quando ti arrendi e l'altro si spricciola. E il profeta, pace e benedizione da Allah su lui, disse: sostenere tuo fratello religioso, ingiusto o oppresso. E i suoi compagni poi gli dissero: lo sosteniamo quando è oppresso, ma come farlo quando è ingiusto? Poi disse loro: impeditelo di commettere un crimine. Quando vediamo qualcuno che lavora contro lo Stato, dobbiamo consegnargli di tornare e fa questo de deve essere fatto da tutti. Il consiglio di fare il be del bene e di seguire il cammino dei profeti e aiuta a mantenere una società unita. È lo strumento che porta la stabilità e pace e combatte la violenza e il terrorismo. Da questo il profeta disse: coloro che osservano le leggi di Allah e quelle che le violano sono come le persone su una nave, alcuni che rimangono sopra e altri sotto. Le persone sul fondo stanno pensando di perforare la barca per ottenere acqua e non disturbare gli altri a bordo, ma se ne vanno saranno tutti distrutti. Non basta essere buono in se stesso perché le condizioni del tempo attuale richiedono dalle persone di essere riformisti e questo Allah l'Altissimo disse: non c'è nulla di buono in molti dei loro conciliaboli, eccezione fatta per chi ordina un'elemosina o di una buona azione o la riconciliazione tra gli uomini. A chi fa questo per compiacimento di Allah daremo ricompensa immensa. Allah l'Onnipotente disse anche: mai il tuo Signore annienterebbe ingiustamente le città se i loro abitanti agissero rettamente. Dico questo e chiedo perdono ad Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dell'universo, testimonio che non c'è altro Dio che Allah e che Muhammad è il suo profeta e messaggero. Possa la pace e benedizione di Allah essere sul profeta, sui suoi familiari e compagni, su tutti coloro che le seguono fedelmente fino al giorno del giudizio universale. Quindi, i miei fratelli nell'Islam. Uno degli elementi chiave della costruzione dello Stato è la costruzione della società. L'Islam rafforza i legami sociali e la solidarietà tra i cittadini della società. Rafforza anche le relazioni tra le persone e richiede che l'uomo ami il bene per i suoi simili. Nessuno di voi si considera fedele se non ama il bene a suo fratello come ama se stesso. Anche la solidarietà sociale che protegge le basi e i legami della famiglia. La famiglia giusta è quella che supporta e protegge la gioventù e diffonde l'amore tra i suoi membri. E il profeta disse: è un gran peccato per un uomo lasciare perdute i suoi familiari sostenuti da lui. Deve proteggere le persone a cui tiene dai pensieri perversi. Dobbiamo rafforzare la società per far fronte alle sfide, anche alle sfide. E il poeta egiziano Ahmad Shawkat disse: te proteggiamo finché viviamo e ti costruiamo un mondo perfetto e in te moriremo per rimanere innocuo. Gli elementi sono anche il comportamento appropriato e le buone maniere delle persone. Le nazioni che non inculcano la buona morale e virtuosa non reggono né crescono. E il profeta disse: nulla pesa di più nel giorno del giudizio universale che buone maniere. Allah odia l'uomo con una morale irremovibile. Quando fu chiesto al profeta degli strumenti che portano l'uomo in paradiso, disse: paura di Allah e buone maniere. La buona moralità protegge l'uomo dall'adulterio. È come un albero cattivo, come sottolinea il Corano, e la parolaccia è come l'albero cattivo, sradicato dalla faccia della terra.
Chiediamo ad Allah di darci una buona morale e di proteggere l'Egitto e tutti i paesi musulmani. Grazie dell'ascolto, cari amici.